La trasmissione è offerta da Sapori di Toscana e Vanzi Etichette. Ben ritrovati con la nostra Curiosando in Toscana, dove andremo a promuovere il nostro territorio fra arte, storia, cultura e prodotti enogastronomici d'eccellenza, con la nuova rubrica In Menù. Oggi ci troviamo a Sinalunga, che sorge fra le colline tra la Val di Chiana e la Valle dell'Ombrone, a 47 km da Siena. La lunga insenatura che caratterizza questo luogo dà il nome anche alla città. Ma per saperne di più andiamo a parlare con il geologo e geofisico, nonché capo del gruppo archeologico Gianfranco Censini. Allora, hai detto bene, Sinalunga con molta probabilità è un toponimo che deriva da una caratteristica del territorio. Cioè qui sotto i nostri occhi si apre la valle del torrente Foenna, che è un affluente, il principale affluente della Val di Chiana. In epoca romana sicuramente questo fiume non era in grado di scaricare le acque direttamente nel Clanis. Probabilmente, secondo quelli che sono dati topografici e anche informazioni storiche, impaludava tutta questa zona. Quindi era una lunga insenatura che doveva essere aggirata dai viandanti che venivano da sud verso nord, che probabilmente percorrevano la via Cassia Adrianea, che è stata ritrovata da degli scavi in vari punti di questa zona. Venendo verso questa lunga insenatura andavano ad Sinus Longus. Da questo è derivato il toponimo antico di Sinalunga a Sinalonga. Bene, questa è l'origine del toponimo, ma il castello di Sinalunga si è sviluppato prevalentemente nell'epoca medievale. E a partire almeno dall'anno 1000 le cinte murarie di questo castello sono state via via ampliate, perché è andato crescendo come, anche come numero di abitanti. E il centro politico di questo castello in epoca medievale, quando faceva parte della Repubblica di Siena, è qui in cima a questa strada, è il Palazzo Pretorio. È evidente l'arrivo dei Medici nel 1550, perché la cosa più importante che c'è e che si vede immediatamente è lo stemma dei Medici. Sono qui con l'assessore alla cultura Gianni Bagnoli. Siccome abbiamo parlato finora di storia, ci spieghi se ci sono delle feste legate alla storia. Allora, una festa collegata alla storia locale è la festa Biancalana. Il personaggio a cui si rifà questa festa del nostro paese è legata a Messer Pietro Biancalana, che è vissuto nel 500. Lui il 10 marzo del 1553 guidò una rivolta contro gli spagnoli che erano stati assoldati dai Medici. Questo è un fatto abbastanza rilevante, che mette in evidenza una figura che per fini di bene ha rischiato la propria vita, però è stato un patriota dell'epoca, e questo è attestato sia dagli archivi storici di Siena sia dagli archivi che ci sono nelle parrocchie, perché sono gli unici documenti, non c'erano le anagrafi a quel periodo. Questa festa quindi è nata una festa inventata dalla Proloco, che quest'anno giungerà la 39esima edizione, e è uno dei mercatini più antichi della Toscana, secondo solo a Firenze. Oggi in menù, in compagnia di Pietro, andrà ad assaporare e a scoprire i piatti inediti dello chef della Locanda dell'Amorosa.